Buonasera a tutti, questo è il primo video che faccio e sono molto curioso anch'io di vedere l'effetto che farà. Ecco. E, come ho scritto anche nel post su Facebook, ho sentito qualche giorno fa la chiamata a offrire un servizio, ecco, per le persone che in questo momento hanno bisogno. Questa forzata, diciamo, reclusione a casa, questo rimanere forzatamente a casa. Se in un primo momento è stato accolto da tutti con grande piacere perché avevamo bisogno di riposarci, adesso comincia a diventare pesante per molti perché le dinamiche personali e soprattutto familiari stanno venendo fuori. Sia chi vive da solo, sia chi vive con altre persone, ecco, adesso siamo messi di fronte a queste dinamiche ed è veramente difficile. Starci di fronte proprio, no? Quindi ecco, il mio intento è quello di magari poter offrire qualche, non so, neanche dire consiglio perché fosse troppo grosso, diciamo, condivido la mia esperienza, ecco, rispetto a questo. L'idea di base è che farò questi video monotematici, ogni video avrà un tema e che il tema mi viene da chi mi ha mandato una sua condivisione, ecco, una sua richiesta di aiuto, un suo bisogno così anche solo di confronto. Quindi questa sera cominciamo questo primo video e il tema è un tema importantissimo, l'aiuto. Una persona mi scrive, mi dice, non solo adesso, ma anche prima, nei periodi precedenti, ricevo molte richieste di sostegno, di aiuto e non so bene come fare. Ho paura che tutto questo poi mi si schiaccia addosso sulle spalle, ho paura di portare poi dei pesi di altri, ecco, no? E quindi anche di non riuscire più poi a fare la mia vita in qualche modo, ecco. E questo è appunto un tema molto, molto delicato, il tema dell'aiuto. Un tema che sicuramente non risolviamo qua in questo momento, in questo video, ma diciamo io ecco posso condividere quella che è la mia esperienza soprattutto con le costellazioni familiari dove abbiamo studiato più in profondità le dinamiche dell'aiuto e cerchiamo un pochino di vedere i punti essenziali, ecco, rispetto a questo. Un primo punto fondamentale è comprendere se realmente la persona ha bisogno di aiuto. In alcuni casi è evidente, in questo periodo ci sono persone che sono veramente hanno bisogno di aiuto. Ma se usciamo un po' dalla situazione attuale, non sempre, questa è anche la mia esperienza, non sempre una persona che chiede aiuto chiede veramente aiuto. Quindi un primo passo è vedere se la persona realmente sta chiedendo aiuto. Molte volte le persone si lamentano perché soffrono e quindi sembra che chiedano aiuto, ma ci sono persone che quello che chiedono veramente è solo uno spazio di ascolto, hanno bisogno solo di poter essere comprese nella loro sofferenza, perché profondamente la loro anima sa già molto bene cosa devono fare. Cosa hanno scelto di fare e quindi non hanno bisogno di consigli, non hanno bisogno che noi facciamo qualcosa per loro, hanno bisogno di uno spazio di ascolto e questo a mio avviso è già un grandissimo aiuto perché è molto raro trovare qualcuno che ci ascolti veramente, che ci dia questo spazio di accoglienza. Ci sono persone invece che hanno proprio bisogno concretamente di aiuto e si percepisce la differenza, si sente, si vede. Ci sono persone che, questo è il caso più difficile, sembrano chiedere aiuto, ma in realtà non lo stanno chiedendo, si stanno solo lamentando, della loro condizione. In realtà, profondamente, hanno fatto già una scelta di rimanere dove sono e di soffrire così. Sono i casi più difficili questi, perché sembrano nel loro lamentarsi, non so, che il loro lavoro non va o che la loro relazione di coppia non va o della loro malattia, no? Sembrano veramente chiedere aiuto, ma in realtà faticano a stare dove sono e quindi proiettano fuori e si lamentano oppure si giustificano, no?
È difficile cogliere questo perché bisogna avere molta sensibilità. Io stesso tante volte ho fatto errori sia da una parte che dall'altra, cioè a volte ho rifiutato di aiutare una persona quando invece ne aveva bisogno e a volte invece ho aiutato una persona e mi sono reso conto che, ecco, come si fa a capire ad esempio questo quando si aiuta una persona così? Che alla fine questo aiuto è sempre mal riposto, mal ripagato. Nella maggior parte dei casi la mia esperienza è stata che poi la persona mi ha trattato male, addirittura si è arrabbiata con me, ha avuto tante pretese assurde e proprio mi ha spiazzato da questo punto di vista, ecco, della mia inesperienza in questo campo mi ha spiazzato. Quindi non è facile comprendere questo, non è facile comprendere in che misura aiutare l'altro, anche perché c'è un punto estremo che è il più difficile e che Hellinger lo esprime con una frase forte ma molto vera, e lui dice questo: a volte il miglior aiuto è non aiutare per niente, cioè lasciare la persona al suo destino. Questo è durissimo dal punto di vista umano, ma in molti casi, quando si fa così, la persona cosa fa? Non ricevendo niente dall'esterno, si rivolge dentro se stessa e attinge alle sue forze interiori e ne viene fuori da sola. Ed è questa la cosa più bella. Ovviamente non è che si può fare così con tutti, non è una regola generale, è un qualcosa di estremamente delicato e non c'è nessun manuale. Nessuno scritto, nessun saggio che ci possa dire quando è giusto fare in un modo, quando è giusto fare in un altro. Quindi, per, diciamo così, sintetizzare, ecco, la richiesta di questa persona sull'aiuto, non è facile. L'aiuto è un argomento difficile. Viviamo in una cultura che non ha ben compreso l'aiuto, una cultura spesso troppo assistenzialista, cioè aiuto a tutti, anche a chi non merita magari, anche a chi l'aiuto poi non lo utilizza. Ecco, anche questo per me, ad esempio, è un parametro. Io di solito quando una persona mi chiede aiuto, io magari lo aiuto, ma solo un pochino. Cioè, se la persona mi chiede 100, io gli do 10 e poi osservo se la persona mette in pratica quel 10. Perché chi veramente cerca aiuto ringrazierà per quel 10 e lo metterà in pratica. Chi invece non vuole l'aiuto, ma è solo lì per lamentarsi, a quel punto comincerà a fare delle obiezioni. Comincerà a dire, ad esempio, ma non ho tempo di fare questa cosa. Oppure, ma è costoso, non c'ho i soldi. No? Ad esempio, un esempio mio a volte, no? Persone hanno magari delle difficoltà, io consiglio di leggere un libro. Chi è veramente interessato all'aiuto compra il libro, lo legge e poi magari mi dice anche cosa ne pensa. Chi non è interessato comincia a fare obiezione, comincia a dire che di libri ne ha tanti, oppure che appunto il libro costa o che non ha il tempo per ordinarlo, per comprarlo. Mi chiede magari se gli presto il mio, no? A volte hanno queste forme anche un po' manipolatorie, che non sai bene come ti ritrovi incastrato dentro, no? E col denaro è tantissimo così, cioè le persone a volte manipolano per farsi dare del denaro. Io magari glielo do, ma gliene do un pochino e poi osservo che cosa fa. Le persone veramente che cercano aiuto, ringraziano di cuore, si danno da fare e si meritano il resto. Chi invece è solo lì per lamentarsi, perché in realtà profondamente non vuole cambiare, perché questo è un altro punto importante, l'aiuto porta a un cambiamento. Nel senso che la persona viene fuori dal suo problema e venire fuori dal proprio problema vuol dire cambiare. E ripeto, non tutti sono così. Un esempio tipico, un'area tipica di questo è nell'ambito lavorativo. C'è un sacco di gente che si lamenta del proprio lavoro, ma quanti veramente fanno qualcosa per cambiarlo? Pochissimi. E quindi bisogna stare molto attenti, perché quando si aiuta una persona così finisce male. Finisce male il rapporto, finisce male la relazione, si instaura una dinamica proprio sbagliata. A me è capitato con più di una persona di averli aiutati tanto e più li aiutavo, più poi pretendevano, più poi mi trattavano male quelle poche volte che dicevo di no. Quindi è molto delicato, ecco. Rispetto alla questione di caricarsi dei pesi, sì, ecco, questo in parte è vero, nel senso che aiutare una persona vuol dire anche condividere il suo destino. Non si può aiutare dall'esterno, da fuori e non esserne coinvolti. Si è coinvolti perché l'aiuto parte dal cuore, parte da un qualcosa dentro che mi fa dire ok, ti aiuto. E in quel momento io ti prendo per mano e ti accompagno.
e quindi non posso non essere coinvolto, non posso non caricare questi pesi. Questo non vuol dire che questi pesi mi devono far crollare, questo non vuol dire, come succede spesso negli ambiti dell'aiuto, di arrivare a dei punti limiti, di far saltare tutta magari la propria vita, di far saltare la propria salute, di far saltare i propri rapporti, no? Ci sono persone che sono così tanto fagocitate dall'aiuto che non hanno più una vita privata, no? E questo no, questo in inglese viene chiamato burning out, cioè quando sei cotto, bollito, questo no. Quindi bisogna anche sapere fissare un confine, cioè fino qui ti aiuto, oltre non posso. Un esempio mio, anni fa, quando c'era il telefono, non c'era ancora internet, la gente mi telefonava per chiedere consigli, aiuti, eccetera, eccetera, e chiamavano tutte le ore. Questo voleva dire per me veramente non avere una vita privata, non poter fare nulla. E quindi io decisi a un certo punto che certe fasce orarie, come ad esempio quando ero mangiare con la mia famiglia, o dopo una certa ora serale non rispondevo più al telefono. Qualcuno si è anche arrabbiato, qualcuno si è offeso. Ecco, queste sono le persone che in realtà non chiedevano veramente aiuto. Perché quando uno chiede aiuto non si offende, non se la prende se in quel momento non glielo puoi dare. E io ho fatto delle scelte, a un certo punto ho messo dei limiti, perché altrimenti non, quindi è un po' come il pranoterapeuta che a forza di fare trattamenti esaurisce tutta la sua energia. Quindi per poter continuare ad aiutare devo in qualche modo ricaricare le mie batterie, devo in qualche modo poter lasciare andare certi pesi, non posso andare a dormire con tutti i pesi delle persone con cui ho interagito nella giornata. Quindi ci sono tante pratiche, tanti modi anche per lasciare andare, per, come dire, sciogliere, come dire, quando aiuto una persona mi carico il suo peso, ma nel momento in cui l'aiuto finisce lascio andare. Ecco, io questo ad esempio l'ho imparato tanto da Bert Hellinger con le costellazioni. Lui sin dall'inizio mi stupì come quando conduceva una costellazione c'era completamente e si caricava tutto, ma quando la costellazione finiva e ti mandava a posto, lui lasciava andare tutto allo stesso modo. Questo gli permetteva di essere pronto per una nuova costellazione. Ecco, io lo sto imparando questo, sto imparando a caricarmi quando aiuto una persona, a prenderlo proprio anche in braccio se serve, ma poi nel momento in cui l'aiuto è avvenuto, a lasciarlo andare per la sua strada. Questo è utile per me, ma è utile anche per questa persona. Perché c'è un'ultima cosa che voglio dire sull'aiuto. C'è una dinamica pericolosa. L'aiuto è una dinamica dove io do e l'altro riceve. Questo va bene, ma non può essere né troppo come quantità, né per troppo tempo. Perché se la persona riceve troppo e non dà in cambio, a un certo punto si limiterà nel suo ricevere, non riceverà più. Farà in modo di interrompere questa relazione di aiuto. Quindi bisogna anche sapere cogliere quanto aiutare una persona. Quindi se aiutare una persona, quando aiutarla, perché c'è il momento giusto di aiutarla, quanto aiutarla. Perché anche qui non è scontato che se una persona ha bisogno di 10.000 euro io gli devo dare 10.000 euro. Bisogna valutare quanto aiutarla, quanto. Ecco, quindi per concludere, l'aiuto è un tema complesso, è un tema di crescita personale, perché io per primo mi sono messo tanto in discussione, mi sono visto tante cose mie aiutando le persone e continuo a vedermele. Continuo a fare errori, continuo a sbagliare, continuo a volte a mancare di compassione, a volte invece ho una compassione malata, nel senso che è sbagliata, non è adeguata. È un percorso di crescita, quindi si cammina insieme, se la persona che è aiutata cresce, ma anche noi che aiutiamo cresciamo. Bene, spero di poter essere stato d'aiuto e ci vediamo al prossimo video.